Beh, larga parte, un tempo a testa secondo me, anche se nel secondo tempo sembrava ci fossimo un po' disuniti, invece siamo riusciti a rimanere in partita, l'abbiamo riaperta col gol di Felice e poi alla fine penso che si era creato anche addirittura i presupposti per vincerla, però chiaramente il primo tempo non ci lascia soddisfatti perché è troppo timorosi, troppo poco precisi nei disimpegni, abbiamo subito troppe ripartenze, ma era stato detto perché questa era una partita dove la Viterbese non può non vincere mai, non può continuare a essere nei bassi fondi della classifica perché è una squadra di valore. Sapevamo che sarebbero partiti forte ed è così, così è stato. Bravi, grande carattere per l'ennesima volta dopo Francavilla. A ribaltare, arrivare al pareggio e questo mi lascia molto soddisfatto. E avevo fatto sempre l'elogio ai ragazzi per l'approccio alle partite, oggi non c'è stato e chiaramente nell'arco di un campionato può capitare anche questo, però adesso sta venendo fuori la reazione, vista col Francavilla, vista oggi, però devo anche dire che i due gol della Viterbese, Seto Gordò tiene giù la palla dentro l'area. E non regaliamo il cross se Muller spinge sui piedi di un compagno e non sull'esterno che poi la rimette dentro. Potevamo evitarli, anche se la Viterbese nel primo tempo ha costruito dei pericoli importanti. Poi, come ti ho detto prima, per quanto riguarda l'analisi di un allenatore, vedere una squadra che è sotto di due gol fuori casa e rimontare e pareggiare è motivo di orgoglio. Nel secondo tempo avevamo stravolta completamente la formazione, avevamo un play in difesa, avevamo un centrale a fare il terzino sinistro, quindi grande cuore dei ragazzi e di questo ne sono felicissimo. No, è normale che le partite vanno tenute vive, noi in quel momento lì dovevamo finire il primo tempo sull'1-0, invece siamo riusciti a regalare un altro gol e sotto di due pensavo fosse molto molto complicata la situazione e da questo punto di vista dobbiamo chiaramente migliorare. Ragazzi, siamo una squadra giovane, siamo una squadra che può venire qua a Viterbo e avere momenti di difficoltà, però oggi, chiaro, bisogna lavorare sui difetti, sui problemi, su dove migliorare. Però per oggi penso che il bicchiere sia mezzo pieno, nel senso che sei sotto di due gol, ripeto, fuori casa, e fai vedere quello che hai fatto vedere e alla fine, se avessimo avuto un po' di buona sorte, potevamo anche, non lo so, c'era un mezzo rigore, c'era una situazione dove Vaco non è riuscito a stoppare davanti al portiere, però va bene così, il pareggio ce lo teniamo stretto e pensiamo adesso al prossimo impegno. No, ma quella è la grande disponibilità che danno i Ferreira e Togordò e fuori ruolo sanno già che bisogna soltanto avere quel pizzico di personalità, quel pizzico di voglia di giocare a calcio, perché alla fine io penso che per quanto riguarda Pedro non è la prima volta che fa il terzino, i terzini in una partita sono tanto coinvolti, toccano tanti palloni, è una qualità che può avere uno come lui nello sviluppo del gioco ti può dare tanto vantaggio, come lo stesso Togordò partendo da dietro nell'inizio della manovra con la qualità che ha ed è successo questo perché nell'ultima mezz'ora lui e Pedro penso abbiano fatto un po' la differenza e chiaramente è normale che vanno ringraziati per la disponibilità che danno e per l'impegno che mettono in qualsiasi momento e dove vengono impiegati. No, il calcio oggi mi convinco ancora di più che calcio vince chi ha qualità. E la quantità serve per reggere l'urto, per andare a contrasto con l'avversario, per tenere 96 minuti sulla condizione fisica, ma se non hai qualità non puoi andare avanti. E oggi i giocatori con più qualità ci hanno permesso di arrivare al pareggio e ripeto, di questo mi convinco ancora di più ed è chiaro che la qualità, se non si ha dal punto di vista del Padre Eterno che ti regala tante doti, bisogna lavorarci, bisogna allenarsi, bisogna migliorarla. Chi non è in questo momento all'altezza, tra virgolette, dei compagni più qualitativi deve velocemente iniziare a saper fare questo perché all'allenatore del Trapani piace la gente di qualità. Quindi, e oggi ne ho ancora la dimostrazione e mi convinco ancora di più.
Dico anche che dentro una partita di calcio alle volte ci sono 3-4 partite di calcio, nel senso che parte forte la Viterbese, e ritorniamo noi in partita, e la Viterbese può chiuderla su 2-3 situazioni in ripartenza e ritorniamo di nuovo noi in gara. È ovvio che l'aspetto emotivo, l'aspetto caratteriale fa tanto. Qui la Viterbese oggi su 2-0 dopo neanche una vittoria, è normale che ti venga il braccino corto, pensi di portare a casa il risultato e la nostra reazione un po' li ha spiazzati, però è il calcio, è fatto di questi momenti qua. Evacuo, io l'ho sempre detto, non può essersi dimenticato di essere uno dei bomber più prolifici della categoria, e oggi da subentrato fa 2 gol, porta al pareggio il Trapani e credo che per un allenatore questo sia il massimo. Ne abbiamo parlato adesso, è un giocatore che non è la prima volta che fa l'esterno basso, è un giocatore che dà grande disponibilità, si mette a disposizione del gruppo e la sua qualità in ogni zona del campo può mettere in difficoltà chiunque. È stata una mossa che ha portato grande vantaggio alla squadra e penso che sia una mossa che si possa anche riproporre in determinate situazioni durante le partite. La Viterbese, io lo sapevo, la Viterbese, avevo avvisato i ragazzi, è una squadra forte, è una squadra con giocatori importanti per la categoria, l'allenatore è un allenatore che fa giocare bene le squadre, per me, e ne sono convinto, si risolleverà. È normale che adesso tutto sta girando storto, è normale che bisognerebbe arrivare a una vittoria, ma non può per forza di cose essere l'ultima della classe la Viterbese, ne sono convinto. Che adesso i miei li ricordo bene, gli errori della mia squadra, quelli della Viterbese adesso così non tanto, però è normale che potevano essere 4 gol evitabili. 4 gol da sicuramente riuscire a mettere una pezza e non subirli, però ripeto, episodi decidono le partite, l'attenzione decide le partite, la qualità decide le partite, oggi c'è stato tutto questo a Viterbo. Ma è normale, deve recuperare ancora tante partite, gioca ogni 3 partite in una settimana, forse è stata questa la prima dove hanno preparata per 7 giorni, è normale che non è semplice, bisogna avere forze fresche, recuperare, e fare vita sana, arrivare alle partite con la condizione al massimo. E posso dire solamente questo, non conosco un po' le dinamiche a livello di spogliatoio, però ripeto, la Viterbese è una squadra che non può rimanere ultima in classifica. No, due motivi. Il primo era ammonito, e se c'è una cosa che odio è rimanere in inferiorità numerica, e per come stavano viaggiando gli attaccanti della Viterbese, Mulè era a grosso rischio espulsione. E secondo, volevo un mancino a sinistra per lo sviluppo del gioco, Joao, e un altro a destra, e ho messo Luca, ho fatto questa scelta e questi sono i motivi. Ma no, allora, tutti quei movimenti che abbiamo fatto oggi sono state delle forzature. E Scrugli ha sentito tirare al flessore, e Girasole i crampi. Quindi, non avendo giocatori di ruolo, penso che uno che staziona spesso lungo l'out può anche arretrare e fare il terzino. Quindi non sono impazzito e sono andato a... No, nel senso che prendo e metto gente fuori ruolo. Purtroppo non avevamo a disposizione nessuno, però l'avevamo già riproposto, perché c'è stata nella situazione col Siracusa che abbiamo messo Pedro a fare il terzino, è un giocatore che dà grande disponibilità. Però chiaro, se Girasole e Scrugli non avessero chiesto il cambio, saremmo rimasti in quel modo lì. Forse non pareggiavamo la partita.